Sheila, un sesterzo per i tuoi pensieri. Vieni ad aiutarmi. Obelix! Non muoverti, arrivo! Non vado da nessuna parte! L'impressione che abbiano gradito il concerto di prima, visto che ci chiedono io. Mi spiace, ma questa volta non potrò aiutarlo. Nessun problema. Suonerò un bel assolo di tamburi. Guarda, Asterix, e delle gabbie di piccione. Non abbiamo tempo, Obelix. Non temete, amici piccioni, torneremo a liberarvi. Ehi, di qua, amici. Tempismo perfetto. Alembicus è in fuga. Credo di averlo visto. Stava guidando una biga romana. Quel farabutto. Bene, la tua biga, la Folix. Oh... sarà difficile, non ho ancora finito di ripararla. Allora siamo fregati. Aspetta, potremmo usare una di quelle bighe laggiù. Dobbiamo soltanto sellare un cavallo. Buona idea, vediamo le bighe. Manifestati da queste parti. Sì, ma noi non siamo da meno. Alla Polix, vuoi divertirti un po'? Sto cercando di smettere.
d'accordo, via libera. Andiamo, Obelix. Eccomi. Io penso alla biga. Veloce, Obelix. Andiamo. Thank you.
Dispiace, Panoramix, ma tutti i nostri sforzi sono stati vani. Senza quella maledetta chiave, non siamo purtroppo in grado di ridarti il tuo vero aspetto. Spero che i tuoi amici riescano a riportare qui il malvagio Alambicus. Abbiate fede! Sono certo che è solo questione di ore. Forse anche meno. Ai! Ui! Ai! Non so quale miracolo sia accaduto, Panoramix, ma quella canaglia ai tuoi piedi non è altri che Alambicus. Beh, hai fatto un salto a trovarmi. Eccolo, ce l'abbiamo. Dacci la chiave, o lascerò che sia Obelix a occuparsi di te. Oh sì, ti prego. Non ce l'ho io. Oramai ce l'ha Brutus. Brutus? Sì, mi ha costretto a dargli la chiave. È lui che ha aperto i portali, non io. Questa volta ha davvero esagerato. Vuole usare la chiave per... Per Belisam. Tenetelo fermo. Dobbiamo calmare i suoi spasmi e portarlo via. Dobbiamo sbrigarci, Asterix. Presto l'intero mondo verrà sconvolto come il povero Alambicus e la realtà comincerà a saltellare come un capretto. Dobbiamo fermare Brutus e in fretta. Hai sentito, Belix? Dobbiamo tornare al villaggio olimpico. Dobbiamo fare delle domande a Brutus. Le stanze di Brutus sono accessibili soltanto agli atleti che hanno vinto le qualificazioni. Dovrete fare del vostro meglio, amici miei. Non c'è niente di meglio di una giornata che inizia col piede giusto. Adoro questa cosa che ci hanno dato per colazione. Che idea stramba, carne d'agnello a fette avvolta nel pane con insalata e salsa rossa. Come si chiama? Non ne ho idea, Obelix, ma spero che tu sia in forma questa mattina. Dobbiamo vincere le qualificazioni a tutti i costi. Oh, già, hai ragione, per aiutare la polizia. Ma soprattutto per ottenere l'accesso alle stanze di Brutus. Ricordati che secondo Alambicus è Brutus ad avere la chiave misteriosa. Sì, ricordo. Ma continuo a chiedermi se questi panini greci avrebbero un mercato a casa. D'accordo, non c'è tempo da perdere. Diamo inizio agli eventi per le qualificazioni. D'accordo, tutti gli eventi di qualificazione sono accessibili. I giochi possono continuare. Che vinca il migliore. Ehi, Asterix, cosa dobbiamo fare questa volta? Non lo so, Obelix, ma lo scopriremo presto. Spero che i nostri avversari siano più solidi dell'ultima volta, altrimenti non ci sarà sfida. Che spettacolo meraviglioso! Pura arte!
Con una simile competizione, questo evento sarà davvero emozionante. Ottimo lancio! Un bel 10 per l'aspetto artistico. Niente da dire! Una perfetta fusione di tecnica e potenza! Un vero maestro del martello! Non vorrei essere nei panni di quel chiodo! Congratulazioni, Galli! Vi siete qualificati per gli eventi finali! Ora avete accesso alla zona VIP! Dunque, come possiamo entrare nella zona VIP? Niente di più facile! Salite sul gradino più alto del podio, vicino alla palestra. Da lì potrete accedere alla zona VIP! Ottimo lavoro! Ce l'avete fatta, ma il tempo stringe. Chi può dire cosa stia tramando Brutus? Dobbiamo sbrigarci a prendere la chiave, amici miei. Hai ragione, Panoramix. Vieni, Obelix. Grande! Ci saranno un sacco di romani. Oh, credo che la parte più difficile dell'allenamento sia finita. Sono piuttosto stupito di me stesso. Che classe! Ancora un paio di aggiustamenti e sarò pronto.
Credo che dobbiamo premere questo pulsante quando si illumina. Come facciamo? Prova un salto a bomba sul pulsante, dovrebbe funzionare. Non è possibile che la rana si gonfi tanto. Com'è possibile che la rana si gonfi tanto? Ora calciala! Vieni ad aiutarmi. Ehi là, un sesterzo per i tuoi pensieri. Thank you.
dove sarebbero questi VIP? Benvenuti, Galli, ben fatto. Congratulazioni, ottime prestazioni. Sarete impazienti di partecipare alla grande corsa delle bighe. Ma per accedere alla corsa dovrete prima vincere almeno due eventi e una prova di eccellenza. Se li supererete, le guardie laggiù apriranno il cancello e avrete così il diritto di partecipare alla corsa. E chissà, forse potreste persino vincere la mano della principessa. Ehi, sembra che manchi una guardia. Oh sì, scommetto che è ancora nascosta in un'anfora. Ehi, Galli! Ehi, ciao Sam, cosa... Shh, sono qui in incognito. Tutti i romani sono sulle mie tracce, ho scoperto la verità su Brutus e ho delle prove. Ah sì? Cosa hai scoperto? Brutus ha in mente un piano davvero diabolico. Lui... Ascolta, non posso dirti altro. Incontriamoci nelle stanze di Brutus. Vi aspetterò lì. Ehi, aspettateci! Ma dove vanno? Non lo so, Obelix, ma come ha detto Sam Schiffer, dovremo raggiungere le stanze di Brutus. E in fretta, qualcosa mi dice che questi romani ci condurranno proprio lì. Cosa stanno facendo? Che furfanti, hanno appena distrutto le sbarre per bloccarci il passaggio. Svelto, dobbiamo riparare le sbarre. Potremmo pagare per ripararla. Potremmo pagare in cinghiali. Aspetta, Obelix, devo provare ad afferrare questa cosa. Non vorrei che ti affaticassi troppo. Sono i bersagli che controllano il ponte, non le sbarre. Sei pronto per qualche tiro, Obelix?
dei veri fanatici. Hanno iniziato da capo. Questa volta fa attenzione, Obelix. Occupati dei bersagli, ma non perdere di vista le sbarre. Verso il bersaglio! Sono dei veri fanatici. Hanno iniziato da capo. Questa volta fa attenzione, Obelix. Occupati dei bersagli, ma non perdere di vista le sbarre. Verso il bersaglio! Sono dei veri fanatici. Hanno iniziato da capo. Questa volta fa attenzione. Sono dei veri fanatici. Hanno iniziato da capo. Questa volta fa attenzione, Obelix. Occupati dei bersagli, ma non perdere di vista le sbarre.
Vai, verso il bersaglio! Bella mossa, ora dovremo pagare per ripararla. Potremmo pagare in cinghiali. Oh no, quel bersaglio sarà ben difficile da raggiungere. Dovremo saltare e poi lanciare i romani in volo. Puoi lanciare i romani anche quando stai in aria. È molto utile per superare gli ostacoli situati lungo la linea di tiro. Piccolo insetto che spinge da sotto. Non so se i muri hanno orecchie, forse le urne greche hanno gambe. Sono dei veri fanatici. Hanno iniziato da capo. Questa volta fa attenzione, Obelix. Occupati dei bersagli, ma non perdere di vista le sbarre. Vedo l'ora di tornare in Italia per un bel cinghiale saporito.